Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata. Il mio nome è Massimiliano Coniglio, sono un travel photographer italiano. Oggi mi trovo a Coblenza, vicino il fiume Reno, qua in Germania. Vi porterò in giro con me a fare qualche foto e a farvi vedere questo bellissimo posto. Se non ti sei iscritto al canale, che cosa aspetti? Clicca sulla campanella, iscriviti al canale, trovami su Facebook, su Instagram e fammi tutte le domande che vuoi e vi aspetto al mio masterclass fotografi su Skype con nuove tecniche fotografiche. Vi insegnerò e vi porterò a fare delle fotografie spettacolari. Adesso godetevi questo bel paesaggio qui alle mie spalle e vi porto con me in giro a Koblenz. Andiamo! Ragazzi, adesso si prende la funivia e si va fin sopra al castello e ci andiamo a fare quattro belle fotografie. Adesso aspettiamo il nostro turno, prendiamo la funivia che ci porta su. Raga, siamo arrivati fino in cima, adesso vado su fino a questa piattaforma, dall'altro lato dovrebbe esserci una super vista. C'è all'interno del modulo sviluppo di Lightroom, spero che la prima parte del video vi sia piaciuta, quindi lasciatemi una bella spollicciata qui sotto. E vi ricordo sempre che se volete imparare delle nuove tecniche fotografiche dovete scrivermi una mail al mio sito ufficiale, vi lascio il link qui in alto a destra, scrivetemi una mail e vi do tutte le informazioni relative al mio masterclass fotografi su Skype, dove vi insegnerò tantissime nuove tecniche fotografiche, dal digital blending all'HDR a come fare un bellissimo panorama, una foto di architettura urbana utilizzando diverse tecniche fotografiche, utilizzando Lightroom, Photoshop e altri software come ad esempio Luminar o Color FX Pro. Adesso vi faccio vedere come ho sviluppato questa fotografia molto particolare, perché per scattare questa foto ho dovuto praticamente mettere la macchina fotografica vicinissima all'acqua di questa piccolissima fontana. Non è una fontana molto grande, molto piccolina, e siccome avevo già pubblicato questa foto qualche giorno fa sul mio profilo Instagram e Facebook e molti di voi mi avevano appunto chiesto come avevo modificato la foto, ho pensato che potesse essere interessante mostrarvi come ho effettuato la modifica interamente utilizzando Lightroom, e poi ho utilizzato anche qualche piccolo trucchettino in Luminar, ma per queste tecniche vi rimando al mio masterclass fotografi su Skype, ragazzi, perché altrimenti i miei video sarebbero troppo lunghi. Questa è una foto che ho scattato in verticale, è una foto scattata a ISO 100 a 15 mm a f9 e ho scattato utilizzando una misurazione matrix messa a fuoco direttamente qui sulla cattedrale di Coblenza, e mi piaceva perché appunto sono riuscito a prendere questo riflesso qua sull'acqua. In Photoshop ho ripulito un po' l'acqua, come vedete qua c'era una monetina, c'erano diciamo delle piccole imperfezioni, quindi sono andato a ripulire poi in Photoshop il riflesso sull'acqua, ma la foto è gradevole sicuramente ed non è assolutamente niente di difficile. E per prima cosa sono andato sul pannello trasforma, ho utilizzato la funzione auto per dare una piccola raddrizzata a questa fotografia, e poi utilizzando lo slide dell'aspetto praticamente posso, come vedete, cambiare l'aspetto della mia fotografia, quindi non avere un aspetto così allungato ma un qualcosa di più schiacciato tra virgolette, e utilizzato poi il constraint crop che mi consente di tagliare le parti della fotografia che non mi interessano. Andiamo sul pannello base e ho utilizzato il bilanciamento del bianco di tipo luce diurna
E poi sono andato con una temperatura più o meno di 6000 Kelvin e ho lasciato una tinta di più o meno più 3, più 2. Andiamo ad aprire le ombre, tiriamo fuori così questi bellissimi dettagli. Guardate che bel colore qua che ci sono sugli alberi. Quindi apro le ombre più o meno intorno a 60 e vado boom giù con gli highlights per tirar fuori tutti questi dettagli qua sulle nuvole. Andiamo a lavorare sui bianchi, tenendo premuto il tasto Alt della tastiera, mi sposto leggermente verso destra, così da sistemare un po' i bianchi, e per i neri faccio l'opposto, mi sposto un po' verso sinistra, aumentiamo un po' il contrasto, un po' con la texture e anche un po' la chiarezza per tirare fuori ancora più i dettagli di questa immagine. Poi, per quanto riguarda invece la saturazione, mi mantengo più o meno a magari sì, più o meno intorno a 16, quindi qualcosa del genere. E vado ad aprire il pannello HSL o pannello TSN e andiamo a lavorare sulla saturazione, luminanza e tonalità. Per quanto riguarda la saturazione, vediamo cosa succede lavorando sull'arancione. Andiamo a riprendere un po' i colori qui sulla cattedrale. Per quanto riguarda il giallo, anche qui a valore positivo, il blu invece lo lascio, vado leggermente in valore un po' negativo, quindi non voglio un blu particolarmente acceso qui nel cielo. Avendo già aumentato la saturazione, voglio andare un po' a compensare. Il purple e il magenta invece li riporto a valori negativi, più o meno a meno 60, meno 65. Non voglio delle componenti colore sul purple e sul magenta su questa fotografia. Andiamo a lavorare sulla tonalità, vediamo cosa succede con l'arancione. Vedete che scusate, il giallo va a cambiare la tonalità di questi alberi. A me piace questo verde particolarmente acceso. Vediamo per l'arancione cosa succede. L'arancione invece lo sposto a valori negativi più o meno intorno a 15 per riprendere i colori della cattedrale. Il blu invece non lo tocchiamo e niente, per quanto riguarda questi pannello HSL, per la tonalità mi fermo qui, vado sul pannello della luminanza e vediamo cosa succede lavorando sul pannello della luminanza. Come vedete, la luminanza qui va a cambiare leggermente, quindi lasciamo tutto così per com'è, non voglio assolutamente toccare nulla, va solamente quello del giallo che dà un po' più di luminanza sulla parte qui degli alberi. Vediamo il blu invece, per quanto riguarda invece il blu, vado a valori negativi, come vedete aumenta ancora di più il contrasto qui sulle nuvole. E niente, lasciamo tutto così per com'è, vado a lavorare sulla correzione della lente, quindi rimuoviamo le aberrazioni cromatiche, abilitiamo il profilo della lente, vado ad aggiungere una leggera vignettatura qui ai bordi e i dettagli li aumento più o meno intorno a 80-90, inserendo un po' di luminanza, anche se ho scattata ISO 100, quindi praticamente non abbiamo assolutamente rumore in questa fotografia, ma cosa molto importante, vado a mascherare tutto quello che non mi interessa, lasciando solamente i contorni della nostra architettura. E niente, come vedete, in pochissimi passaggi già la foto risulta particolarmente interessante. Posso andare ad alzarla leggermente, così non tagliamo fuori il piriculo qui della nostra architettura. Lasciamo la fotografia così per com'è in originale. E abbiamo, magari tagliamo solamente questa parte qui fuori. E abbiamo la foto che possiamo sicuramente pubblicare, ad esempio, su Facebook, perché non abbiamo problemi. Diciamo con il taglio su Facebook possiamo mettere la fotografia completamente per intero. Se guardiamo la foto di partenza, a sinistra abbiamo la foto prima della nostra modifica, abbiamo sulla destra invece la foto dopo la nostra modifica, quindi il before and after, quindi c'è una grossissima differenza. Andiamo a lavorare sul pannello delle curve, vado a inserire un leggero tono delle curve che va a sfumare leggermente questa fotografia, quindi faccio una sorta di curva a S e poi, appunto, come vi dicevo, ho chiuso la mia fotografia andandola a lavorare poi in Luminar. Se volete vedere come utilizzare il Luminar per modificare le vostre immagini, vi riporto sempre al mio masterclass fotografi su Skype.
dove è possibile vedere come utilizzare queste tecniche avanzate. E niente ragazzi, io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Come vedete, ho fatto una modifica super veloce in Lightroom utilizzando sempre le mie tecniche che lavorano principalmente col pannello HSL o con il tono delle curve. E se vi è piaciuto, lasciatemi una bella spollicetta qui sotto e noi ci vediamo sempre alla prossima puntata con un nuovo progetto creativo. Ciao a tutti ragazzi!